Ciao ciao ciao! Allora, sono un po', come dire, nervosa perché lunedì ho un nuovo colloquio di lavoro, quindi incrociamo le dita e adesso volevo parlarvi un po' dei miei progetti. Dunque, come sapete, sto iniziando a scrivere su Steemit e mi sto orientando un po' nella comunità, ho fatto qualche intervista, ma questo è solo uno dei progetti che ho perché cerco di scrivere in più lingue per farmi un po' conoscere. E quindi anche Steemit inizia a piacermi, inizio a prendere un po' la mano con i post, nonostante il fatto che per iniziare a diventare un po' più bravo ho dovuto provare sulle 3.000 volte. Veramente ho scritto più di 3.000 post. E poi ovviamente ho questo progetto su YouTube che sto portando avanti da 2 anni, ma mi prendo sempre un sacco di insulti, ma siamo più di 100, quindi è un miracolo. E poi ovviamente io insegno italiano, ma già da questo da più di un anno insegno italiano online. Ad agosto avevo anche collaborato, avevo insegnato italiano ad una famiglia di tedeschi. Comunque adesso sto, come sapete, cercando lavoro. Questo lavoro sarà niente di che, è un lavoro di ufficio che spero di riuscire a affiancare con tutte le altre attività che faccio, perché io voglio conquistare il mondo. Per me i soldi non sono mai abbastanza, sono sempre molto ambiziosa. E altre cose, sto facendo un corso di comunicazione di tedesco. È un corso di pronuncia di tedesco che trovo molto difficile, soprattutto il corso di pronuncia. Detto questo, farò dei corsi soltanto durante il weekend, dal prossimo mese, che saranno dei corsi, uno per prepararmi all'esame B2 e l'altro per ripassare, gli articoli, perché sono cose che non si sa. Nella prossima puntata, se mi ricordo, parlerò ancora di Anerkennung, altrimenti ricordatemene. Grazie, un bacio. Ciao ciao.